Laura, è possibile, ve lo dimostreremo anche nel corso della giornata di oggi. Andiamo alla scoperta di Ferrara in compagnia di un ragazzo che si chiama Stefano, appassionato di cinema e di letteratura, e nel frattempo in studio sceglieranno il filmato che hanno preferito. Partiamo, Ferrara! Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. Ciao Licia, buongiorno a tutti. Benvenuti a Ferrara, città rinascimentale popolata da maghi, folletti e biciclette. E per farvi vivere la magica atmosfera della mia città, porterò con me degli amici speciali, che poi vi farò conoscere, e i nostri 10 euro. Non sono molti, ma ce li faremo bastare. Iniziamo questo magico viaggio alla scoperta della città, secondo me, più bella del mondo. Andiamo! A Ferrara la prima sosta d'obbligo è il Castello Estense. Partendo da questo castello, la famiglia d'Este trasforma la città medievale in un centro artistico di importanza europea, arrivando ad ospitare personalità, pensate un po', come Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Mantegna e Tiziano. Adesso, Licia, è giunto il momento di farti conoscere il mio primo amico, il quale scrisse su Ferrara queste parole. «O città bene avventurosa», disse, «nei secoli futuri mi predisse, ch'ancor la gloria tua salirà tanto ch'avrai di tutta Italia il pregio e il vanto». Il simbolo del Medioevo ferrarese è il Duomo dedicato a San Giorgio. Eretto nel 1135, rappresenta una fusione perfetta fra stile romanico e gotico ed è visitabile gratuitamente. Sulla piazza della cattedrale si affaccia il Palazzo Comunale, che fu residenza ducale fino a quando la corte si trasferì al castello. Ai lati del vecchio ingresso ci sono le statue di Niccolò III a cavallo e del duca Borso d'Este in trono. All'interno il camerino delle duchesse e la sala dell'arengo si possono visitare gratuitamente previa prenotazione. Si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate. Licia, è ora di fare una pausa. Ferrara è famosa per i suoi cappelletti e cappellacci alla zucca. Oggi invece ci sfameremo con un buonissimo pan pepato, il dolce tipico ferrarese, al costo di 2 euro. Andiamo! Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita. Qui invece è il Palazzo dei Diamanti, capolavoro architettonico di Biagio Rossetti. Eccola qua. Si dice che in una delle 8500 bugne a forma di diamante di cui è rivestito il palazzo si è nascosto un diamante vero, ma nonostante la crisi nessun ferrarese ha ancora provato a cercare il vero diamante. Una canzone per te. Questa è Piazza Ariostea. Era destinata a diventare il fulcro dell'edizione erculea e fu denominata Piazza Nuova. Ogni ultima domenica di maggio in questa piazza si svolge il Palio di San Giorgio, più conosciuto come Palio di Ferrara, vero fiore all'occhiello per noi ferraresi perché, pensate un po', è il palio più antico del mondo. Siamo arrivati a Palazzo Costabili. Realizzato nel 1500 per volere dell'ambasciatore Estense Costabili, è oggi sede del Museo Archeologico Nazionale. Di particolare fascino sono i grandi vasi attici da simposio, sui quali si possono leggere scene mitologiche e di vita quotidiana degli Etruschi della città di Spina.
In questo museo è contenuta la Kylix o coppa a figure rosse più grande del mondo. Il museo costa 5 euro, ma per me che ho meno di 25 anni costa 3 euro. Le mura ferraresi sono un vero e proprio monumento urbano, lungo, pensate un po', ben 9 chilometri, studiato anche dal grande Michelangelo, quale esempio, fra i più alti, d'arte militare italiana. E cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni. Un ragazzo come me, che ha studiato recitazione alla Scuola Nazionale di Cinema, non poteva non portarvi all'interno del bellissimo teatro comunale. Entriamo, così vi presento il mio ultimo amico. Andiamo. Tipico esempio di teatro all'italiana. Oggi il teatro comunale svolge un ruolo centrale nella vita culturale cittadina e nazionale. O deserta bellezza di Ferrara, ti loderò come si loda il volto di colei che sul nostro cuor si inclina per aver pace di sue felicità lontane. Palazzina Marfisa d'Este è una residenza signorile del XVI secolo. Visitabile il suo interno a 4 euro, ma per me, che sono uno studente, 2 euro. E a Marfisa d'Este è legata una bellissima leggenda, che ora vi racconto. Sembra che la bellissima nobildonna avesse il dono o la maledizione di poter ammaliare gli uomini, che diventavano pazzi d'amore per lei e morivano suicidi. Il suo spirito sarebbe ancora all'interno di questo palazzo e che si mostrerebbe ogni tanto a notte fonda, di rosso vestito, sopra una carrozza ornata d'oro trainata da cavalli bianchi, seguita dalle anime di tutti coloro che morirono d'amore per lei. Concludiamo questo nostro magico viaggio nell'osteria preferita da Ludovico Ariosto, nonché l'osteria più antica d'Italia, anzi del mondo, infatti del 1435. Ci rimangono 3 euro e li spendiamo per un buonissimo bicchiere di vino rosso ferrarese. Che sta desierto con tres palabras. Ciao Licia, ti dedichiamo questo brindisi e ti aspettiamo a Ferrara! Ciao Licia! Salute! Salute! Siamo qui!